Buongiorno a tutti. Senta, Rocco, intanto le volevo chiedere, visto che parlavamo del piano del Viminale per la riapertura del CIO, un piano che non piace a voi del Movimento 5 Stelle. Ma guardi, è un modo per continuare a sprecare soldi dei cittadini italiani senza risolvere il problema. Questi centri, sappiamo, in questi centri nei loro affari si annidano fenomeni corruttivi, di corruzione come quello di Mafia Capitale, quindi alimentano questi sprechi e questa corruzione. Il fenomeno dell'immigrazione bisogna affrontarlo in maniera seria e concreta. Chi è regolare ha bisogno di assistenza, chi non è regolare deve tornare immediatamente nel paese da cui proviene perché non ha diritto, ma questo si fa attraverso dei seri accordi bilaterali con i governi di provenienza di queste persone e questo tipo di politica, tra l'altro con governi italiani poco credibili che non passano comunque per un riscontro elettorale e non vengono investiti, non ricevono l'investitura dei cittadini attraverso un'elezione, attraverso un passaggio elettorale, non hanno la credibilità opportuna per risolvere alla radice questi problemi. Rocco, il Movimento 5 Stelle si è dotato di un codice etico, peraltro ratificato a larghissima maggioranza dai vostri militanti sul blog Chi ha votato. Ecco, secondo molti osservatori si tratta di una svolta garantista, negata però da Beppe Grillo. È un dato che sembra però quasi di fatto il fatto che ci sia un atteggiamento diverso rispetto agli avvisi di garanzia. Lei cosa ne pensa? Io penso che mettere nero su bianco in maniera trasparente le regole sia invece proprio una garanzia del fatto che poi le regole vengano rispettate. Questa è la cosa più importante. Quindi noi abbiamo messo per iscritto le nostre regole, le abbiamo fatte votare, non capisco dove sia il problema. E alcuni detrattori dicono... Esortiamo tra l'altro esortiamo i partiti a fare la stessa cosa, che hanno logiche che rispondono a buon bisogno a interessi personali e non rispondono assolutamente a criteri di trasparenza. Senta, per qualcuno però è sembrata una norma di convenienza scritta in funzione salvaraggi. Io non credo di questo problema, se ne parlava, anzi proprio del fatto di codificare e mettere in chiaro determinati punti, se ne parlava praticamente da più di 12 mesi, quindi è stato semplicemente concretizzato un progetto che si aveva in animo, nulla più. Senta Rocco, lei che un po' le nostre televisioni, i nostri giornali li frequenta, cosa pensa di questo affondo di Beppe Grillo contro i media fabbricatore di balle? Ma io credo che in Italia ci sia un problema di informazione enorme, di verità in quello che si riporta e noi ci scontriamo tutti i giorni con questa triste verità, cioè del fatto che l'informazione non sempre risponde a ciò che accade e alle logiche di dare correttezza e giustizia alle persone che ascoltano in questo campo. E io credo che questa sia una battaglia che proprio anche i cronisti, i giornalisti onesti e per bene devono portare avanti. Ci sono molti, troppi loro colleghi che non rispettano il fair play e le regole di una chiara informazione. È una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme perché all'Italia fa bene. Però gli strumenti già ci sono per condurre questa battaglia, i giornali sono organismi giuridici, hanno dei direttori responsabili, se dicono falsità vengono chiamati in giudizio, ci sono i tribunali. L'idea di un tribunale del popolo non le sembra ricordare un po' un passato poco felice? Guardi, purtroppo il fatto che ci siano giornali che poi debbano smentire, poi vadano nei tribunali, eccetera,
vede e concretizza proprio il problema che le dicevo, cioè bisogna risolvere il problema alla base, bisogna fare in modo che proprio escano già informazioni reali e setacciate in maniera onesta e corretta, porre rimedi successivi ad un'informazione che è già stata fornita scorretta in maniera scorretta non è la soluzione definitiva. Senta, un'ultima domanda. Lei si trova a Piazza Colonna, davanti Palazzo Chigi, uno dei palazzi del potere. Cosa ne pensa della proposta del vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, che oggi ad un quotidiano dice che bisognerebbe spostare tutti i ministeri fuori dal centro di Roma, magari all'Euro, togliere la politica dal centro della capitale? Ma è un punto di vista sicuramente condivisibile, ma l'intervista più che altro era concentrata sul fatto che Roma ha ancora tante potenzialità che deve mettere in atto. È una città meravigliosa, una delle prime città al mondo ed è veramente deve raggiungere un rilievo a livello internazionale per la sua cultura e per quelle che sono le sue risorse preziosissime che vanno al di là della politica, chiaramente. Le sta mettendo in atto queste potenzialità l'amministrazione Raggi? Beh, guardi, sicuramente è stata lasciata in eredità un fardello pesantissimo, quindi ci vogliono dei tempi. Grazie, grazie a Carla Ruocco per essere stata nostra ospite. A presto.